Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti e tutte voi. Oggi parliamo di femminismo intersezionale perché era da un po' che volevo affrontare questo argomento finalmente e torniamo anche con il Feminist Friday dopo qualche settimana di defiance, ma sapete, la vita è quella cosa che succede quando non si riesce a programmare decentemente il canale. Vi spiego brevemente che cos'è il femminismo intersezionale, vi do anche qualche consiglio di lettura. Prima di iniziare il video, però, come sempre, qualche premessa. Se il mio canale vi piace e volete supportarmi, i contenuti che propongo vi interessano, iscrivetevi e attivate la campanellina che trovate qua giù e trovate tutto qua sotto. Invece, se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il link che vi metto giù nell'info box, io ne ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mandare avanti il canale. Fine delle premesse, partirei con il video. Allora, che cos'è il femminismo intersezionale? Il femminismo si occupa ogni giorno di eliminare le differenze di genere e di ottenere gli stessi diritti e le stesse opportunità per tutti. Molto semplicemente, quello che ripetiamo sempre è parità. Questo significa femminismo. Detto questo, però, a volte risulta un po' semplicistico, oppure non è abbastanza dettagliato, e per questo nasce proprio il femminismo intersezionale. Perché anche all'interno del genere femminile, che è già un genere discriminato, bisogna fare un passo ulteriore, perché ci sono persone più privilegiate di altre, anche all'interno di gruppi discriminati. Non solo gli uomini hanno più diritti delle donne o possono aspirare a diverse cose rispetto alle donne. È innegabile che le persone bianche hanno più diritto delle persone nere, vengono discriminate di più le persone nere rispetto alle persone bianche o tutte le minoranze appartenenti a etnie diverse da quella bianca caucasica. Le persone cisgender hanno più diritti delle persone transgender. Chi ha un corpo abile ha più diritti di chi presenta una disabilità. E così via. Adesso vi ho fatto solo degli esempi. In pratica, il femminismo intersezionale si occupa non solo del genere femminile, ma riconosce che anche all'interno del genere femminile, ripeto che è già un genere discriminato rispetto a quello maschile, ci sono delle sottosezioni peculiari, ognuno con una propria peculiarità, che subiscono ancora più discriminazioni rispetto al genere femminile. Come prima vi dicevo, se sono una donna cisgender, bianca, eterosessuale, riconosco che io sono privilegiata rispetto a una donna nera, rispetto a una donna lesbica o rispetto a una donna transgender, rispetto a una donna disabile. E questi sono solo esempi. E il primo passo per il femminismo intersezionale è riconoscere questa differenza. E si chiama proprio intersezionale perché riprende un concetto geometrico. All'interno di un piano cartesiano, quando due rette si intersecano, noi sappiamo dove stanno i rapporti di dominanza, dove stanno i rapporti di privilegio, chi ha più importanza rispetto ad altri. E questo io in matematica sono sempre stato un cane, ma mi è chiarissimo e secondo me è un nome perfetto e si applica perfettamente a questo concetto. Quindi, prima che succeda l'apocalisse sotto i commenti, la persona privilegiata, io mi ci metto fra quelle ed è per questo che ve ne parlo. Una persona privilegiata, ma non privilegiata in quanto viva in una villa a Miami e beva champagnino tutto il giorno, privilegiata nel senso che ha già più diritti rispetto a una minoranza. Quindi, in pratica, da un lato ci sono persone privilegiate che più o meno inconsapevolmente lo sanno e tra l'altro più o meno inconsapevolmente cercano di difendere i propri privilegi, a volte anche con la violenza, nei casi magari dove sia evidentemente un'intenzione quella di difendere i propri privilegi. Dall'altro lato invece ci sono una serie di minoranze che contano meno, una minoranza che viene discriminata, esclusa ed è più probabile, cioè più a rischio di subire violenza. Quindi in pratica cosa facciamo? Femminismo intersezionale, basta difendere le donne bianche? No. Il femminismo intersezionale, quindi da un lato
combatte il maschilismo, il sessismo e la violenza di genere. Si batte per la parità di diritti, ma in più fa un salto ulteriore, tiene conto delle peculiarità e delle oppressioni che colpiscono una singola minoranza, l'etnia, la religione, l'appartenenza culturale, l'orientamento sessuale, la disabilità, eccetera, eccetera, e applica più chiavi di lettura all'interno di un singolo tema. Quindi non solo, ad esempio, letterario, è giusto rappresentare in maniera corretta e soprattutto avere una rappresentazione più vasta, più ampia, più presente della donna, ma all'interno di questa rappresentazione bisogna soprattutto tenere conto delle minoranze che non solo già in quanto donne vengono rappresentate poco, ma in quanto appartenenti a una minoranza vengono anche escluse dalla rappresentazione. Quindi dare spazio a chi spazio non ne ha, perché comunque la lotta rimane comune. Se io ottengo la parità di diritti in quanto donna bianca, non la ottiene una donna nera che viene menata per strada e nessuno se ne cura. Se donna nera ottiene dei diritti, anche io di riflesso li ottengo. Praticamente il processo culturale è: io so di essere oppressa in quanto donna e tutti i giorni lavoro, mi impegno e combatto per ottenere parità di diritti, e ci sono tot problemi su cui io voglio lavorare e per i quali mi voglio impegnare, ma allo stesso tempo mi rendo conto di essere bianca, eterosessuale, cisgender e privilegiata proprio per questa serie di componenti che fanno parte del mio essere. Quindi in primis non solo mi impegnerò per conoscere le peculiarità delle minoranze e comprendere quali sono i loro disagi e le loro storie, ma soprattutto sosterrò le loro lotte, perché le loro lotte sono anche le mie lotte. Se una donna appartenente a una minoranza ottiene dei diritti, li ottengo anch'io, perché io sarò solidale e sarò un'alleata nelle loro lotte. I diritti delle minoranze sono diritti umani, arricchiscono le persone, perché in un mondo in cui si ha parità di diritti per tutti, c'è la possibilità di espressione e di miglioramento per un'intera società. È per questo che siamo qui a parlarne, è per questo che siamo qua a fare tutti i Feminist Friday. E come sapete, per me la diversità è un tema verso il quale sono molto sensibile, e quindi ho deciso di fare questo oggi. Invece che andare a fare degli esempi singoli, letterari, voglio dare spazio a autrici appartenenti a delle minoranze. E anche nel corso delle mie letture di quest'anno, penso l'avrete visto in tutti i wrap-up, ciò che cerco di fare è dare soprattutto spazio alle donne, ma soprattutto dare spazio a donne appartenenti a delle minoranze, a delle diversità, quelle che possono essere considerate diversità. E dare spazio a queste autrici non è solo un qualcosa che va fatto perché siamo tutti buoni, va fatto perché se loro hanno la possibilità di raccontarci storie, lo fanno da un punto di vista inusuale, e quindi tutto ciò che non è ordinario ci insegna qualcosa, ci arricchisce. Dall'altro, dare spazio a tutte le minoranze dà la possibilità a più voci di raccontare il mondo femminile e in qualche modo di sensibilizzare anche su diversi temi e migliorare come società. Quindi non è una cosa che va fatta perché si è buoni. Buoni, sto usando la parola buoni, non buonisti come fanno in tanti, perché la parola giusta e corretta è buoni, non buonisti. Buonisti è un'altra cosa, mi sto agitando, basta. Chi appartiene a una minoranza, chi appartiene a una diversità, viene discriminata in primis come donna e in più proprio perché appartenente a una determinata minoranza. E quindi la discriminazione non è solo in quanto appartenente al genere femminile, ma è proprio riguardante ogni loro peculiarità. E per questo io trovo giusto dare il più spazio possibile ad autrici e a storie che non siano per forza bianche, eterosessuali, cisgender e abili. Quindi ora vi suggerisco qualche libro che assolutamente secondo me dovete leggere. La prima autrice che vi consiglio è Tomi Adeyemi. Ha appena pubblicato Children of Blood and Bone, che io ho finito e ancora non ve ne posso parlare perché ve ne farò una recensione singola, che spero vada su il prima possibile. Tomi Adeyemi è una donna afroamericana di origini nigeriane che per anni ha fatto la writing coach, ovvero ha insegnato scrittura, e che è esplosa quest'anno grazie al suo debutto fantasy Children of Blood and Bone. Essendo anche un libro super valido del quale vi riparlerò, segnatevi questo titolo.
L'altra autrice di cui vi parlo, e che forse avrete già letto tutti, ve ne ho parlato in diversi video, è Angie Thomas. Angie Thomas è l'autrice forse credo più impattante negli ultimi 2-3 anni, grazie al suo debutto The Hate U Give, perché racconta proprio una storia molto afroamericana, ma che impatta le vite di chiunque abbia la possibilità di leggerle. Io personalmente ho amato The Hate U Give, un libro che mi è piaciuto moltissimo e che vi consiglio assolutamente, anzi giù vi lascio il wrap-up dove ve ne parlo nel dettaglio. Un'altra autrice che vi consiglio, sempre appartenente a una minoranza, è S.J. Jones, che sapete io amo alla follia per la sua saga di Winter Song e Shadow Song, che è un'autrice americana però di origine asiatica. Sostiene tanto anche la comunità di autori appartenenti alle minoranze, questa cosa mi fa molto piacere. In più vi linko giù di nuovo il wrap-up dove vi racconto Shadow Song, per me è una serie validissima, quindi ve la consiglio e vi consiglio Ashley Jones come autrice. Questo era il suo debutto, come tutti quelli in precedenza di cui vi ho parlato fino ad ora. Un'altra autrice che vi consiglio, però americana di origine indiana, è Sandhya Menon, che è l'autrice di When Dimple Met Rishi. La cosa che adoro dell'opera di Sandhya è che cerca di rappresentare, tramite le sue opere, che sono dei romance contemporary molto leggeri, come sia possibile anche parlare di culture diverse e di abitudini diverse all'interno proprio del genere. Un'autrice che vi consiglio, e anche essa ha la sua prima opera, è Donielle Clayton, che è l'autrice di The Bells, di cui ho parlato nel wrap-up di dicembre. Donielle è un'autrice afroamericana che parla ed esplora molto il concetto di bellezza nella sua opera ed è tra le fondatrici di Read More Diverse Books, che è un sito dove vengono promossi gli autori appartenenti a delle minoranze e che lotta e si impegna proprio per dare più spazio a autori diverse. La prossima invece che vi consiglio è Samira Ahmed, che è nata a Bombay in India ma poi si è trasferita in America. Il libro che vi consiglio è Love, Hate and Other Filters, è un contemporary che parla di islamofobia, bullismo e tanti temi simili. E vi consiglio, come vi ho già fatto vedere in un altro Feminist Friday, Elizabeth Acevedo. Elizabeth Acevedo è una autrice di origine dominicana trapiantata a New York insieme alla sua famiglia e più che autrice di romanzi è una poetessa, e questa cosa mi ha emozionato molto. The Poetics, di cui vi ho già parlato, vi linko giù il video, è un'opera straordinaria che dovete leggere, e parla di slam poetry e racconta la storia di una ragazza che subisce discriminazione in quanto origine anche latina. Un'altra autrice che vi consiglio è Nnedi Okorafor, che è l'autrice di The Okata Witch, che devo finire ed è meraviglioso. Anche lei è un'autrice afroamericana di origine nigeriana e che attraverso la sua opera proprio esplora la cultura nigeriana ed è assolutamente interessante, un po' un ritorno alle origini. Non può mancare anche la mia amatissima Sabah Tahir, che è un'autrice americana di origini pakistane e che finalmente quest'anno ci donerà il terzo volume di An Ember in the Ashes, ovvero Reaper at the Gates, e non vediamo l'ora. Un'altra autrice che vi consiglio invece è Meredith Russo, che ha scritto If I Was Your Girl, che racconta una storia di una ragazza trans. E non è proprio solo la protagonista della sua opera essere una ragazza trans, ma pure Meredith, che praticamente ha portato quella che è la sua esperienza all'interno della sua opera. E deve essere molto interessante, so che è stato tradotto in italiano, vi faccio qualche ricerca e ve lo metto nelle informazioni. L'ultimissima invece di cui vi parlo è Victoria Schwab, che credo non ci sia neanche bisogno di introdurvela, e praticamente Victoria ha fatto coming out parlando anche proprio dei propri dubbi, della propria esperienza riguardo alla propria sessualità e alla propria scoperta di essere lesbica, ma con tratti bisessuali e quindi fluidità di orientamento sessuale, che credo lei cerchi di esprimere nella maniera più chiara e semplice possibile. E tra le sue due opere principali, e vi consiglio sicuramente Darker Shade of Magic e The Savage Song. Devo ancora leggere Vicious, lo farò forse, chissà. Bene, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di partecipare anche su Instagram se non l'avete fatto. E come funziona? Voi postate qualcosa riguardante le vostre autrici preferite, i vostri libri preferiti, le vostre eroine preferite riguardanti proprio il tema del femminismo, oppure intavolate discussioni su un argomento specifico
Tutto ciò che postate dovrà avere l'hashtag Feminist Friday e io nelle mie stories riposto tutte le foto che usano questo hashtag. Come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo con me. Per questa rubrica ci vediamo a venerdì prossimo e per tutto il resto invece al prossimo video. Ciao!